I treni e i collegamenti ferroviari giocheranno un importante ruolo all'interno del piano di rilancio turistico ed economico della città di Ravenna. Il treno di Dante, il treno ottocentesco, è una delle realtà più importanti che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi all'interno degli eventi di celebrazione legati al Sommo Poeta. Nel Consiglio Comunale dedicato al turismo, l'assessore Giacomo Costantini ha spiegato i piani dell'amministrazione ravennate per migliorare i collegamenti via ferro della città. Il Comune è infatti impegnato su più fronti per potenziare il traffico lungo le linee per Bologna, Rimini, Firenze e Forlì. Quello su cui stiamo lavorando ovviamente è frutto di protocolli e accordi con RFI, la Regione e il Ministero. Su questa cosa qui ovviamente il nostro Comune si sta facendo sentire con una squadra che non riguarda solamente l'assessore al turismo e certamente non riguarda la destinazione Romagna, perché non è un suo compito. È presente anche l'assessore Fagnani, con il quale da subito ci eravamo messi al lavoro per la velocizzazione della tratta Ravenna-Bologna. Per noi questo qui non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Oltre ad aver aumentato le frequenze e diminuito i tempi di percorrenza, noi crediamo che ci sia ancora margine per un'ulteriore velocizzazione. Ovviamente questo dovrà passare da un potenziamento della linea di questa intera tratta, perché poi in futuro vorremmo inserire Ravenna all'interno di tratte di lunga percorrenza. Ovviamente noi facciamo un passo alla volta e per come ve le ho elencate, ovviamente sapete che sono progettazioni che non dipendono solamente dal nostro comune, ma sul quale il nostro comune si sta spendendo in prima persona. Il rinnovo dei treni, questo qui è un grazie all'investimento della Regione, che siamo ora in possesso del parco mezzi più giovane in Europa, che prevede anche la possibilità per la maggior parte dei treni di ospitare bici in spazi dedicati, e nella quasi totalità di questi treni una predisposizione Wi-Fi. Ravenna è da qui che nascono anche gli altri progetti, quello del collegamento Ravenna-Rimini. Nell'agosto 2020 è stato firmato un protocollo tra RFI, Ministero e Regione. L'obiettivo è aumentare le frequenze e diminuire i tempi di percorrenza, quella che viene chiamata metropolitana di superficie. Ovviamente si vuole rimanere sotto l'ora di collegamento Ravenna-Rimini, ma è importante la frequenza, quindi ogni mezz'ora, mantenendo tutte le fermate. Ravenna-Firenze. Il treno di Dante è un progetto sul quale stiamo lavorando da tantissimi anni, in collaborazione stretta con l'assessore Corsini. E il progetto della Regione prevede per i prossimi mesi la sperimentazione di un treno storico in circolazione nei fini settimana. Il titolo di viaggio ovviamente comprende il biglietto ferroviario e alcuni benefit per come è stato progettato. L'idea è quello di creare un treno turistico. Ovviamente un obiettivo più di lungo periodo è che in aggiunta al treno turistico si sta studiando la fattibilità sull'interregionale Faenza-Firenze di prolungamento almeno di alcune corse fino a Ravenna, senza rotture di carico. Questo però dipende molto da quanto riusciremo ad alleggerire il carico merci che insiste sulla linea Bologna-Rimini attraverso Ravenna. E quindi alcuni investimenti sono per noi fondamentali, sono per noi importanti per arrivare a questo risultato. Uno interessante è nella programmazione di lungo termine di RFI, sul quale noi battaglieremo, e che, dove è presente un progetto di bypass che allaccia la linea Ravenna-Bologna con la linea Ravenna-Rimini. Questo permette ovviamente questo collegamento diretto, potrebbe permettere il collegamento diretto con Forlì senza dover cambiare a Faenza.